Basilicata, nel cuore della Val d'Agri, sulle vette di tre colline, sorge l'abitato di Marsico Nuovo. Paese ricco di testimonianze storiche, culturali e religiose. A Marsico Nuovo da secoli si tramandano antiche tradizioni, ancora oggi custodite nelle feste popolari e nei piatti tipici. Il paese è circondato da una natura incontaminata che riserva magiche visioni ai visitatori. Percorrendo i sentieri escursionistici si possono ammirare peculiarità naturalistiche, geologiche, culturali e religiose. Questa è una terra dai meravigliosi paesaggi, incastonata tra boschi, montagne, laghi e fiumi. Poco distante dal paese, nella frazione di Pergola, troviamo la suggestiva grotta di Castel di Lepre, plasmata nei millenni dall'incessante azione delle acque. L'inghiottitoio principale di Castel di Lepre si apre nella depressione a valle della Piana di San Vito. Le acque meteoriche dell'area, mediante un canale, defluiscono all'interno della grotta. La grotta presenta due ingressi che, anche se fisicamente non sono collegati tra loro, probabilmente risultano essere collegati idraulicamente. Scoperta nel 1968 dal gruppo speleologico faentino, la grotta ha uno sviluppo totale di 1845 metri ed una profondità di 146. Castel di Lepre è la grotta esplorata più profonda della Basilicata. Grotta dalla particolare importanza scientifica, biologica e idrogeologica, è annoverata tra i 105 geositi presenti nella regione. Accompagnati dal gruppo speleologico Castel di Lepre di Marsico Nuovo, scenderemo fin nelle viscere della terra. Un viaggio fantastico alla scoperta di una delle grotte più importanti del Sud Italia, sicuramente uno dei luoghi più suggestivi e meno conosciuti della Basilicata. La discesa in grotta è molto impegnativa e l'accesso è riservato solo ad esperti speleologi, muniti di attrezzature specifiche e del giusto addestramento. L'inghiottitoio secondario si apre in direzione sud-ovest rispetto all'ingresso principale. Per accedervi è necessario calarsi lungo una ripida parete di circa 10 metri e, bagnati dalle acque di un piccolo torrente, ci infiliamo in uno stretto pozzo profondo 3 metri. Si accede così ad una grossa cavità, quasi interamente ricoperta di fango a causa dell'ostruzione del canale di deflusso delle acque. Diverse sono le concrezioni presenti in questa cavità, costituite soprattutto da vele. L'ingresso principale, dalla forma triangolare, è nascosto da rovi e risulta costituito da diversi blocchi calcarei sovrapposti, ricoperti da muschio scivoloso dal colore verde intenso.
L'ingresso, alto e stretto, presenta subito dei gradoni, superati i quali ci infiliamo in un angusto meandro che conduce a due pozzi in rapida successione. Il primo pozzo è profondo 4 metri, mentre il secondo misura addirittura 14 metri di profondità. Il passaggio non è per niente facile. È superabile solo con l'utilizzo di corde, attrezzatura speleologica ed un buon grado di coraggio. La grotta è frequentata ogni anno da centinaia di speleologi lucani, pugliesi e campani, che spesso usano questa cavità come meta degli esami conclusivi dei corsi di speleologia. Questa non è certo una grotta turistica e, giunti sul pozzo principale, si capisce subito il perché. Arrivati alla base del pozzo principale, si apre una prima sala, dalla quale parte una lunga galleria. Dopo poche decine di metri, la volta si abbassa bruscamente ed uno stretto corridoio ci introduce nel famigerato laminatoio, vero e proprio supplizio per ogni speleologo che affronta questa grotta. Inizia infatti una lunga condotta dalla forma tubolare, alta soli 50 centimetri, lunga 200 metri, che ci costringe a strisciare sul letto di un torrente sotterraneo, tra ciottoli e pozze di acqua gelida. La formazione del laminatoio è dovuta alle condizioni freatiche, ossia di circolazione in pressione dell'acqua. Sulle pareti superficiali è possibile notare piccole ondulazioni scolpite dalla turbolenza dell'acqua. Costretti a strisciare quasi faccia a terra, possiamo imbatterci con un po' di fortuna negli strani esseri che abitano questo ambiente a prima vista inospitale. Solo la passione e la curiosità di esplorare questo misterioso mondo spingono il visitatore ad andare avanti in questo difficile tratto. Sul pavimento della grotta ci accompagna costantemente un piccolo torrente sotterraneo che in alcune zone forma dei laghetti. Con molta fatica usciamo dal laminatoio. Davanti a noi appare un mondo nascosto, ma in lenta e continua trasformazione. La grotta è formata da un ramo principale, dal quale si dividono diversi rami laterali, alcuni attivi con la presenza di acqua, altri ormai fossili.
Un gioco di luci ed ombre mette in evidenza alcune figure presenti nella grotta. Si tratta di particolari speleotemi, nati dalla mano sapiente della natura, a cui la fantasia umana ha dato nomi curiosi. Eccoci dinanzi alla prima di queste fantastiche figure, la zampa di elefante. Il lavoro instancabile dell'acqua ha formato questa particolare concrezione. Si ipotizza che la genesi della zampa di elefante sia dovuta all'esistenza remota di un paleolago, le cui acque stagnavano al di sotto di essa. L'esistenza di questo lago avrebbe impedito la deposizione del carbonato di calcio, che si è arrestata alla superficie del lago. Continuando il cammino, incontriamo un'altra particolare figura che Castel di Lepre offre ai suoi visitatori, il doccione. Si tratta di una concrezione calcitica che nasce dal soffitto della grotta e si pronuncia verso il basso. La cavità carsica di Castel di Lepre è attraversata da acque ricche di carbonato di calcio. In condizioni ambientali particolari, le acque depositano cristalli di calcite, dando vita a spettacolari speleotemi. Stalattiti, stalagmiti, colonne, drappeggi, festoni ed altre forme particolari ornano qua e là le pareti di questa cavità. Buio e silenzio, rotti dallo scorrere dell'acqua e dallo stillicidio, dominano incontrastati i 1845 metri esplorati di questa grotta. Continuando il cammino, entriamo in una cavità ampia, ancora caratterizzata da spettacolari stalattiti e stalagmiti e da altre suggestive figure. L'ambiente buio e misterioso delle grotte ha da sempre stimolato la fantasia dell'uomo, suscitando un misto di curiosità e timore. Così nel tempo le grotte si sono popolate di esseri misteriosi e di miti. Con il procedere delle conoscenze e delle ricerche scientifiche su questo particolare ambiente, si è capito che nelle grotte non vivono né diavoli né draghi. Queste ospitano invece una vasta microfauna di esseri piccolissimi e schivi, animali difficili da osservare, ma interessantissimi per lo studio dell'evoluzione e dell'adattamento all'ambiente. Scendendo più in profondità, giungiamo nel punto in cui è possibile notare tre diversi paleolivelli raggiunti dall'acqua in epoche diverse. Questi testimoniano una diminuzione della portata di acqua nel tempo, caratterizzando tre differenti momenti della storia geologica della grotta. I livelli più vecchi sono posti in alto rispetto a quelli più recenti che si trovano in basso. I paleolivelli, insieme agli speleotemi incontrati, fanno sì che la grotta sia un vero e proprio libro parlante. Questo luogo è ideale per i geologi e gli speleologi che vogliono osservare sul campo come le ere geologiche e l'incessante lavoro dell'acqua abbiano creato e modellato questa magnifica grotta. Proseguendo, la grotta continua a stupirci con concrezioni, cunicoli, scivoli ed altre camere, ognuna con le sue peculiarità. L'infiltrarsi delle acque nel massiccio calcareo attraverso inghiottitoi e fratture ha originato per dissoluzione chimica una serie di forme carsiche quali pozzi, gallerie e laminatoi. Tutti questi elementi danno vita ad un paesaggio surreale e misterioso. Anche le volte e i soffitti delle varie camere riservano scorci straordinari.
Qui ogni goccia d'acqua accompagna nel buio più assoluto la perpetua crescita di stalagmiti e stalattiti. A volte queste si uniscono in un unico abbraccio a formare delle colonne. Percorsi all'incirca 800 metri, troviamo una delle stanze più interessanti, caratterizzata da innumerevoli stalattiti e stalagmiti davvero originali. L'ambiente sotterraneo di questa grotta offre scenari davvero unici. Senza dubbio, questo è il tratto di grotta più suggestivo. L'ambiente misterioso delle grotte ha da sempre suscitato timore, tanto che la fantasia dell'uomo le ha popolate di esseri misteriosi che hanno favorito la nascita di miti e leggende. Anche la grotta di Castel di Lepre ha la propria leggenda. Narra di un monaco che, rifugiatosi nella grotta per un temporale, non fece più ritorno. I suoi resti non furono mai ritrovati, fatta eccezione per il saio, misteriosamente emerso alla risorgenza di Romagnano di Santino. L'esplorazione continua lungo ampie gallerie con la presenza di diverse concrezioni dalla forma particolare. Uno degli ultimi speleotemi che incontriamo è quello delle vasche. Le vasche sono concrezioni semicircolari che hanno costituito delle vere e proprie dighe di sbarramento, ormai parzialmente erose dal moto delle acque. Qui siamo sfiorati dai dominatori incontrastati e maggiori abitanti della grotta, i pipistrelli. Diverse sono le colonie di ferro di cavallo maggiore presenti in grotta. I pipistrelli sono gli unici mammiferi in grado di volare grazie alle ali e alla muscolatura adatta al volo. Accanto a questa caratteristica possiedono un eccellente sistema di ecolocazione. Questo gli permette di spingersi nelle zone più lontane dagli ingressi. Il sistema di ecolocazione è un vero e proprio radar che gli permette di cacciare al buio prede come gli insetti. Per gli speleologi è abbastanza comune sentire sul viso deboli correnti d'aria create dal battito delle ali del pipistrello. Thank you.
Le vasche nel tempo hanno svolto il ruolo di dighe naturali. Funzione oggi solo parziale, poiché vengono attraversate dall'acqua che oltre questo punto forma un laghetto. Superato questo laghetto, la volta della grotta si abbassa, fino quasi a toccare il suolo, creando un lungo e basso passaggio. Questo è il punto raggiunto di solito dagli speleologi. Più avanti troviamo un ultimo attraversamento che non possiamo raggiungere dato che il tratto è allagato. Si può superare solo sdraiandosi e immergendosi completamente nelle fredde acque del torrente. I più temerari, indossando una muta da sub, riescono a superare anche questo tratto, dopo il quale la grotta torna ad essere ampia e facilmente percorribile per altri 800 metri. Arriviamo così al sifone terminale, punto oltre il quale non è possibile andare. Ma l'acqua non si ferma certo qui. Prosegue la sua corsa in questo mondo sotterraneo, fino a fuoriuscire alla risorgenza di Romagnano di Santino, altra frazione di Marsico Nuovo. Qui la grotta termina. Nel riaffiorare, le acque ci regalano l'ultima strabiliante visione. La danza dei ciottoli, che spinti dalla pressione danno vita ad uno spettacolare turbinio di sassolini che volteggiano nell'acqua pura e cristallina. Qui si conclude il nostro viaggio all'interno di questa meravigliosa grotta.